Lo sguardo dell'infinito non può che essere smisurato. Sostenerlo è impossibile. Per questo la vocazione dell'infinito sembra essere il nascondimento, attenuare il proprio brillio per non accecare, perché lo si senta senza ascoltare, lo si veda senza guardare, lo si comprenda senza capire. Una spinta incessante e mediata, un eterno invito a tornare a cercarlo seguendone tracce e rimandi. Ah, lo sguardo dell'infinito non può che essere appassionato. Un'incommensurabile, delicata partecipazione ad ogni natura, che ad ogni natura chiede partecipazione. Una infinita proposta che chiede risposta. La risposta dell'uomo, la nostra, può ben essere alzare lo sguardo e guardare. Impresa da cacciatori, impresa da innamorati, impresa da spiriti liberi e appassionati, teneri e forti, bisognosi di tutto. Sì, forse è davvero questa la risposta. Lo sguardo dell'uomo alzato sull'uomo. La sofferenza per la sua sofferenza, la sua imperfezione, la comprensione della natura, la condivisione della sua pesantezza, la partecipazione ad ogni sconfitta e ad ogni riscatto. Abbiamo avuto uomini così. Siamo stati uomini così ogni qualvolta il nostro sguardo laico si è alzato e ha cercato. Ogni volta che occhi normali come i nostri hanno sentito il bisogno di lenti speciali per guardare le cose dal punto di osservazione dell'ottico infinito. Ecco, sembra anche a noi di vederlo l'ottico. Mentre ritira le lenti che un uomo così ha usato e restituito. Le prende, le controlla, segue la taratura e il punto focale. Allora, emozionato ed entusiasta, le ripone sul bancone e dice senza parlare: faremo gli occhiali così.